Dopo Francisco Goya e Max Klinger, il filone espositivo promosso dal Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo su più importanti artisti internazionali che hanno saputo esprimere massimamente la loro grandezza attraverso l'incisione non poteva proseguire se non con Albrecht Dürer. La mostra Albrecht Dürer, il privilegio dell'inquietudine, organizzata dal Comune di Bagnacavallo e curata da Diego Galizzi e Patrizia Foglia, è un evento espositivo di grande richiamo e rilievo con più di 120 opere grafiche del maestro di Norimberga, provenienti da prestigiose collezioni pubbliche e private italiane. Dürer è il padre nobile del pensiero grafico, colui che ha saputo innalzare il disegno e l'incisione a espressione artistica, non più ancella della pittura, ma pienamente libera ed autonoma. Lo riconosceva lo stesso Max Klinger. Un'opera grafica di Dürer non si riferisce né a un quadro replicato, né traduce sensazioni di colori in forme estranee alla tecnica adottata. È compiuta in se stessa e definitiva, priva solo di quanto l'idea, eternamente inarrivabile, rifiuta le possibilità di ogni artista. Il progetto espositivo si pone come un invito ad incontrare le diverse anime di Dürer, sia come uomo che come artista. Direttore, questa sera ci porta a conoscere una mostra veramente favolosa che comunque ha un collegamento con quella dell'anno precedente che noi abbiamo potuto ammirare. Ci lascia ancora più stupiti e il Dürer è uno dei viaggiatori più importanti, credo, della storia, uno dei più fantastici. Questa mostra inizia in maniera significativa con una citazione proprio di Max Klinger, che è stata la mostra che noi abbiamo realizzato l'anno scorso, che individua Dürer come il padre fondatore del linguaggio grafico. E Dürer è stato veramente il padre fondatore del linguaggio grafico. E con lui le arti grafiche hanno acquisito veramente per la prima volta nella storia una loro autonomia. Ed è un omaggio che noi vogliamo fare a questo genio straordinario. Genio anche da un altro punto di vista fondamentale. Parlavi di viaggiatore. Ecco, Dürer forse è il primo vero grande artista europeo, perché ha messo in comunicazione due mondi: il mondo tardogotico tedesco da cui lui proveniva e il mondo del Rinascimento italiano. Veramente erano due mondi che non erano comunicanti. Lui, grazie ai suoi viaggi in Italia, acquisisce quelle che erano le conquiste del Rinascimento italiano, le porta in Germania, le integra nella sua sensibilità ed esplode un genio straordinariamente visionario, straordinariamente moderno ed aggiornato alle migliori lezioni del Rinascimento italiano. Straordinario vedere anche dal punto di vista tecnico queste opere. Lo diceva proprio Max Klinger, che Dürer con questi bianchi e neri, perché di questo si tratta di inchiostro nero su carta bianca, Dürer riesce a restituirci una variabilità di colori nella nostra testa molto maggiore dei colori che possiamo vedere nella realtà. Ha una capacità di far vibrare questi segni e quindi di darci la sensazione di tonalità molto sfumate e molto ricche. Davvero è un precursore. Oserei dire che questa è una delle più belle, quella che sta alle nostre spalle, ma più bella perché ci sentiamo quasi dentro a questo bosco popolato da cavalli, cavalieri, ma anche cervi, cani che sono al seguito di questo cacciatore. Un bosco e direi quasi un arazzo. E qui veramente Dürer ha dato il meglio di sé dal punto di vista della capacità quasi miniaturistica, no? Un'attenzione al dettaglio insuperata. Ecco, questa è un'opera emblematica. Qui dove lui racconta di Sant'Eustachio, che ha questa visione, ma la racconta così, con questa natura che si integra con il dato umano, il dato animale, in questo racconto veramente dettagliato che tuttavia decide di rappresentare quasi in due dimensioni, come se fosse davvero un arazzo. Ecco, lui riesce a portare avanti queste diverse anime. Un'anima che è più attenta al dettaglio e magari un pochino meno alla rappresentazione dello spazio, e l'altra anima invece che è particolarmente attenta alla rappresentazione della bellezza ideale, dei canoni della bellezza del corpo umano e della rappresentazione dello spazio. Thank you.
L'essa saluta forse è il messaggio vero, profondo di Dürer. Ed è il messaggio che alla fine lui mette in discussione, perché questa mostra termina in maniera emblematica con la melanconia. Alcuni hanno visto in quest'opera una sorta di autoritratto spirituale di Dürer, che alla fine di questa ricerca della bellezza, di cosa sia la bellezza, alla fine lo dice anche in una sua opera letteraria, dice: cos'è veramente la bellezza? Io non lo so, probabilmente lo sa solo Dio. Un nordico viaggiatore che però è stato influenzato da tanti stili che poi ha tradotto in un unico suo linguaggio personale. Questa è la particolarità di Dürer. Poteva essere un grande artista tedesco formato alla tedesca, come funzionava allora, con il canonico viaggio studio verso il Reno e verso il mondo fiammingo. Questo era il mondo artistico tedesco. Lui invece fu il primo a prendere la direzione del sud, a incontrarsi col Rinascimento italiano. È questa fusione di due mondi che dà vita non solo al Rinascimento nordico, ma probabilmente al Rinascimento europeo. Sono più di 120 opere in mostra. Il lavoro è stato particolarmente importante, è un lavoro di mesi. Sono qui raccolte alcune opere della collezione del Museo Civico di Bagnacavallo, in specifico due. Le restanti opere fanno parte di prestigiose collezioni pubbliche e private italiane. In stretto collegamento con la mostra, dal 14 dicembre sino al 2 di febbraio, il museo presso la chiesa di San Girolamo ospiterà un eccezionale e attesissimo ritorno, quello della Madonna del Patrocinio di Albert Dürer, un vero e proprio capolavoro pittorico che dopo 50 anni torna dalla Fondazione Magnani Rocca alla sede dove si trovava custodita fino al 1969, ovvero l'ex monastero delle suore Clarisse Cappuccine di Bagnacavallo, oggi Museo Civico Cittadino. Dal 14 dicembre, a mostra già aperta, avremo un gradito e attesissimo ritorno a Bagnacavallo, in particolare in questa struttura, nel Museo Civico, che una volta era un monastero di suore cappuccine. Queste suore cappuccine si ritrovarono nel 1961 ad avere in mano una straordinaria opera che venne scoperta e attribuita a Dürer dal grande Roberto Longhi. Questa Madonna col Bambino, ora chiamata anche Madonna di Bagnacavallo, che oggi è conservata alla Fondazione Magnani Rocca di Traversetolo, perché fu venduta al signor Magnani nel 69 dalle suore. A distanza di 50 anni, dopo che non è mai stata vista a Bagnacavallo da nessuno dei cittadini, perché era in un monastero di clausura, a margine di questa mostra riusciamo a riportarla finalmente a Bagnacavallo e a mostrarla ai visitatori e ai cittadini, e soprattutto non solo a raccontarla dal punto di vista storico-artistico, ma a raccontare la storia straordinaria di questa tavoletta dal punto di vista conservativo e la sua vicenda anche prima del suo ingresso nel convento di Bagnacavallo. Un consiglio agli ascoltatori di portare con loro una lente di ingrandimento, tanto sono belle veramente queste opere, ma soprattutto possono essere viste da tanti punti di vista. Una lente di ingrandimento darebbe l'idea della precisione di quella che è quella del Dürer. Assolutamente, stiamo anche pensando di dotarci noi stessi di lenti da dare a disposizione degli utenti. C'è una capacità miniaturistica in queste opere che è straordinaria e quindi va vista anche con le lenti di ingrandimento, ma anche di quest'opera su tavola che vedete così ingrandita. In realtà non è più grande di 50 centimetri. Questa capacità miniaturistica Dürer riesce a esprimerla anche nelle sue opere pittoriche. Fino a quando sarà disponibile la mostra? Ecco, dal 14 dicembre avremo la Madonna del Patrocinio, che rimarrà qui un pochino di più rispetto alla mostra di incisioni, rimarrà qui fino al 2 febbraio.